Quando pensiamo alla sicurezza e ad essere protetti in bici, la prima cosa che ci salta in mente è sicuramente il casco. Il casco è fondamentale, non mi stancherò mai di dirvelo. Mettetevi il casco sempre, sia che andate a fare la spesa, sia che andate a fare un giro super easy, sia che vi allenate in downhill. Mettetevi il casco sempre perché il casco salva delle vite. Detto questo, sono felice di presentarvi il mio nuovo casco, ma prima sigla. Eccoci qui ragazzi, benvenuti in un nuovo video, bentornati qui sul canale. Scusate l'assenza, ma è stato un periodo davvero impegnativo, ho fatto mille cose, sono ripresi gli allenamenti belli duri, ho fatto gli ultimi esami universitari, quindi ora siamo pronti a ripartire qua sul canale. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina perché arriveranno presto nuovi video e parliamo dell'argomento di oggi, il casco. Questo weekend ci siamo trovati con il team, abbiamo fatto un team camp con il Punto Sport, con Francesca, Albi e un'altra ragazza che in realtà non è un rider ma è qualcosa di più, ma tempo al tempo. E niente, il primo giorno abbiamo spacchettato i nuovi caschi, questa nuova collaborazione che vi farò vedere tra pochissimo, e poi siamo andati a fare un giro in enduro molto easy, e giusto da riprendere un po' il feeling con la bici per chi non l'ha usata da un po', per ritrovarci e sorridere insieme, scherzare girando in bici. Ci troviamo qua a Finale Ligure e i sentieri sono da paura, il tempo è magnifico, quindi godetevi questo trail. Ciao team! Come vi dicevo, il casco è molto importante. Questo è un casco che ho usato un po' di anni fa e devo ammettere che in un'occasione mi ha salvato la vita, direi, o comunque mi ha salvato da problemi molto gravi. Ero in Australia al campionato del mondo e sono caduto da un doppio molto grosso e atterrando di testa il casco si è rigato, si è crepato e ho avuto un po' di lapsus dovuto a un lieve trauma cranico, non mi ricordavo qualche minuto della mia vita, però mi sono ripreso e proprio per questo voglio dirvi che un casco salva le vite e soprattutto un casco di buona qualità. Detto questo, molti di voi, se mi seguono anche su Instagram, avranno visto qualche spy shot e avranno indovinato qual è la marca del casco, però vi tengo ancora un po' sulle spine e guardate un po' di foto che abbiamo fatto insieme a Sergio Bolla e tutto il team domenica sui trail di Finale Ligure. Thank you.
Va bene, dai, non vi tengo più sulle spine. Eccolo qua, il nostro nuovo casco per questa stagione 2022. È il casco Aircraft 2 della 100%, colorazione nero e bianco, eccolo qua. Devo dire che in foto non rende da quanto è bello, è molto molto spigoloso, molto dinamico, mi piace davvero tanto e super comodo. Non è semplice, non è facile trovare un casco che al primo fit, al primo indosso sia già comodo e confortevole. In precedenza ho avuto dei caschi dove ci è voluto quasi un mese di abitudine a metterlo, a usarlo, le spugne si sono un po' compresse, mentre invece questo devo dire che calza subito molto bene, grazie anche a questi guanciali super morbidi. Non so in che materiale sono, ma sono davvero morbidi, più morbidi che abbia mai provato. E in sé è molto bello, secondo me, leggero il giusto, non è quei caschi peso piuma, perché quelli non danno tanta sicurezza, però comunque per pedalare 100% fa anche un casco un po' più aperto e arreggiato. Però devo dire che questo è il giusto compromesso perché è molto arreggiato, ha delle prese d'aria molto grosse e devo dire che in questa giornata di utilizzo è stata davvero una bomba. A tutti è piaciuto, anche ai miei compagni, quindi non vedo l'ora di accoppiarlo con delle fantastiche maschere 100% e di iniziare la stagione, perché non vedo l'ora. People wanna talk that talk, in reality you have not seen me in action. You think the come up comes overnight, you ain't behind the scenes. Trust me, these things don't just happen. No shade to Gerald, but geez, don't come easy when you tryna eat up producing and rapping. I read that contract you sent me to sign, but excuse me, I can't help myself, I'm just laughing. Hey, you tryna cut out a piece of my pie, and I asked you politely what's in it. Detto questo, il video finisce qua. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram, perché ho messo delle varie foto bomba, come avete visto, e degli spy shot, quindi seguitemi anche lì e niente, ci vediamo in un prossimo video e sempre gas, come dice Andrea Vignone.